Lupetto visita una fattoria. Oggi Lupetto parte per una gita scolastica. Cappello, stivali, merenda, c'è tutto! Buona gita alla fattoria, Ometto! Gli augura la mamma. A questa sera, mamma! Risponde Lupetto e raggiunge i suoi compagni. Appena scesi dal bus, li accoglie una giovane donna. Benvenuti alla fattoria delle rondini. Sono Anna e questa è Betty. È lei che vi guiderà durante la visita. I bambini sono tutti emozionati. Betty è un mini pony. I piccoli seguono Betty fino alla stalla. È l'ora della mungitura, spiega Anna. Qui da noi spremiamo ancora a mano il latte dalle mammelle delle mucche, come una volta. Ma gli fa male? Si preoccupa Victor. Assolutamente no, anzi, a loro piace. Chi vuole assaggiare un po' di latte appena munto? Io! Si offre Lupetto entusiasta. Sentite queste piccole grida? Chiede Anna. Vengono da questi nidi e si chiamano garriti. Ogni primavera le rondini tornano a stabilirsi qui. In cambio, mangiano gli insetti che ci danno fastidio. Come le zanzare che ci pungono? Chiede Lupetto. Esattamente! Ogni anno tosiamo le pecore, spiega Anna. Con la loro lana realizziamo dei maglioni molto caldi. E sapete chi è il loro migliore amico? La nostra cara Betty. Anna fa schioccare la lingua. Immediatamente, Betty si precipita a galoppare con il gregge. Facciamo una piccola sosta al pollaio. Chi vuole raccogliere le uova con me? Chiede Anna. Sono nel nido laggiù. Io! Esclama Lupetto. Avvicinati piano però, consiglia Anna. Se no pappagallo si arrabbierà e ti rincorrerà. Più avanti Betty si ferma davanti al recinto delle capre. Lupetto si tappa il naso. Che schifo! Puzza di piedi! Dice con una smorfia. È vero! Con il latte di capra si fanno ottimi formaggi. Chi vuole assaggiare? Io no! Dice Lupetto tirandosi indietro. La visita si conclude allo stagno. Queste anatre innamorate sono germani reali, dice Anna. Ed ecco Gigi, la gallinella d'acqua. Oh, dei girini! Possiamo prenderne un po'? No! Spiega Anna. Le rane sono una specie protetta, ma possiamo osservarli. È l'ora della merenda. Allora, come vi sembra la fattoria di Anna? Chiede la maestra. È proprio un piccolo paradiso, esclama Lupetto. Non è vero, Betty?